I carburanti puliti muovono i primi passi a Torino, anzi, i primi chilometri. Il 15 marzo, nella periferia nord della città, è stato inaugurato il terzo distributore di biometano liquido in Italia, il primo nelle regioni del nord-ovest. Installato da Engie con Iveco e Vulcan Gas, rifornirà di carburante ecologico gli oltre 3.000 tir alimentati a metano che circolano in Italia. Un settore, quello dei biogas, in cui il nostro paese gioca un ruolo importante. È previsto che l'Italia diventi il primo produttore a livello mondiale in termini quantitativi di biometano liquefatto, sia per quanto riguarda il numero di impianti. Entro la fine del 2021 avremo almeno una decina, 10 impianti di produzione di biometano liquefatto, entro la fine del 2022 potrebbero esserci addirittura 25 se non 30. Rispetto al diesel, il metano tradizionale emette meno anidride carbonica quando viene bruciato. Il biometano permette un passo ulteriore. Grazie al biometano liquefatto si può arrivare al carbon negative, vuol dire che si possono addirittura non solo ridurre le emissioni se comparate a quelle del diesel, si possono azzerare e in alcuni casi si può andare sotto zero. Proprio le emissioni ridotte rendono il biometano un'alternativa credibile per un futuro dei trasporti più ecologico. Sicuramente rappresenta una tecnologia sostenibile. Le strategie energetiche italiane si basano ancora molto sul gas naturale. Evidentemente non possiamo compiere una transizione da oggi a domani senza passare per il gas, è sempre un mix, cioè non si può escludere una tecnologia rispetto a un'altra. Il biometano utilizzato a Torino sarà prodotto in provincia di Lodi e trasportato in cisterne criogeniche a temperature di meno 160 gradi, una filiera tutta italiana per iniziare a viaggiare a emissioni zero.